essere intervenuti. Io sono veramente... Grazie. Io sono veramente contenta questa sera di avere qui ospite a Pescara il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Forse... Forse perché ero a Milano in quel giugno del 2011 in cui si festeggiò una vittoria in tutta Italia, si festeggiò una vittoria forse anche inaspettata, ma che si era compresa nelle ultime settimane della campagna elettorale, una vittoria che rappresentò un vento di cambiamento in tutto il paese, da Milano a Napoli. Una vittoria che aveva anche, diciamo, era stata già sperimentata con le primarie che erano state fatte in tutta Italia per la prima volta per la scelta dei candidati sindaci. Un vento di cambiamento che io credo dovremmo essere in grado di rappresentare anche oggi, perché anche oggi i cittadini ci chiedono di cambiare verso. Di cambiare verso alla politica e all'amministrazione. Secondo me buona politica e politica che cambia verso è innanzitutto la politica della buona amministrazione ed è quella che il sindaco di Milano qui benissimo ci rappresenterà, perché è un uomo che fa pratica la buona amministrazione. Cosa significa oggi? Significa offrire risposte ai cittadini, risposte concrete riguardanti la vivibilità delle loro città, la sostenibilità ambientale, la riqualificazione urbana, e quindi è di questi temi che oggi parleremo insieme al sindaco di Milano, insieme al nostro amatissimo candidato sindaco Marco Alessandrini. E probabilmente più tardi con il candidato presidente della regione Luciano D'Alfonso, nel frattempo c'è al sottosegretario all'economia Giovanni Chiellini di portare a questa assemblea e alla presenza di Giuliano Pisapia il saluto anche delle istituzioni nazionali. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, io mi limiterò al motivato saluto di accoglienza a Giuliano Pisapia, al sindaco, anche all'uomo politico, se mi permette, a supporto che è venuto qui per sostenere, condivido quello che tu hai detto, amatissimo, per tutti quanti noi. Marco, a sostegno di Marco Alessandrini, di Luciano Alfonso, di tutte le squadre forti combattivi che sostengono la loro battaglia, la nostra battaglia. E lo ringrazio particolarmente perché sappiamo tutti, ma è bene precisarlo, perché ha a che fare con i temi che stiamo affrontando in questa competizione elettorale. Giuliano Pisapia non è un sindaco qualunque, non so perché è il sindaco di Milano, ma perché è il sindaco che agisce su molte frontiere, in posizioni di frontiera. La frontiera delle enormi difficoltà del governo delle grandi città, e non aggiungo altro, non solo sotto il profilo finanziario, la frontiera del governo delle città, delle metropoli, dopo e dentro gli effetti della grave crisi economica e sociale che abbiamo affrontato in questi anni, la frontiera di questa grande impresa nazionale che Expo 2015 poi lucidirà le preoccupazioni che tutti quanti noi abbiamo, sono convinto, saranno vinte anche e soprattutto in virtù di un impulso che lui, l'amministrazione comunale di Milano, sapranno dare insieme al governo nazionale in questi ultimi mesi per fare in modo appunto che si realizzi nella piena trasparenza e con celerità questa impresa così importante, decisiva anche per dare un impulso ulteriore alla timida ripresa della nostra economia, che è quella manifestazione internazionale il cui valore tutti quanti noi conosciamo. Ed è importante che lui sia qui perché Pescara, non lo devo dire io, lo sa bene Marco, che ci tiene molto, che ha invocato, mi permetto di dire, in modo pressante questa presenza, io l'ho condivisa, ovviamente. Pescara e l'Abruzzo hanno bisogno, abbiamo bisogno di relazioni aggiuntive. Noi dobbiamo uscire da questo atteggiamento di chiusura.
di autoreferenzialità che in questi anni ha caratterizzato i mediocri governi della città di Pescara e della regione Abruzzo. E abbiamo bisogno di relazioni con Milano, ce n'è in abbondanza di motivi per affermare ed alimentare, poi lo dirà Giuliano Di Sapia, ma abbiamo bisogno di relazioni con Roma, con il governo nazionale, con i Balcani, in vista della macro regione adriatico-ionica che sarà istituita quest'anno durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. Abbiamo bisogno di rapporti appunto con l'Europa, di alzare lo sguardo, di alzare il livello di ambizione, di relazioni, di capacità di tessere quei rapporti che servono per alimentare lo sviluppo, e ne abbiamo bisogno soprattutto oggi. Questa capacità relazionale è un valore in sé, lo sappiamo, ma lo è ancora più oggi. Noi siamo, con questa competizione elettorale, siamo all'inizio di più cicli che si avviano. Si avvia il ciclo di una nuova legislatura regionale, si avvia il ciclo di una nuova legislatura europea, i cui contenuti, risvolti, implicazioni anche per il governo delle città e delle regioni è evidente a tutti. Si avvia il ciclo della nuova programmazione economico-finanziaria dei fondi europei, del nuovo fondo di coesione, sui fondi sui quali stiamo lavorando per orientarli in modo giusto. Proprio al Ministero dell'Economia in queste settimane, a proposito la delibera CIPE che abbiamo approvato un paio di settimane fa, restituisce alla nostra regione il diritto di avere un livello di risorse pari se non superiore a quello del settennio pregresso, e abbiamo il dovere di porci in una relazione più forte, più consapevole con questo percorso di ripresa della nostra economia, ancora timida, ancora lenta, ma che c'è. La recessione è finita, gli effetti della recessione non sono finiti, il segno più si vede, dobbiamo rafforzarlo. Ecco perché la scelta dei governi nelle città, nella regione, la scelta delle forze politiche che dovranno sostenere le battaglie del nostro paese in Europa è di decisiva rilevanza. Il quesito che dobbiamo tutti porre agli elettori è: in questo momento nel quale c'è bisogno appunto di fare uno sforzo eccezionale per porsi in sintonia con la necessità della ripresa e anche con lo sforzo di riforma su tutti i campi di cui abbiamo bisogno del governo nazionale, chi è, quale campo politico, quale forza politica, quali persone sono nelle condizioni di farci fare questo salto, questo cambiamento necessario? Questo è il quesito, e per me la risposta è scontata, ma facciamo in modo che non sia, che sia così per molte persone. Per Pescara la risposta è Marco Alessandrini, io su questo non ho alcun dubbio. Per la regione Luciano D'Alfonso, grazie per quello che farete e grazie per gli altri. Grazie. Voglio fare un saluto. Ecco che è qui in sala, e anche a tutti i candidati delle liste del centro-sinistra a sostegno di che stanno facendo una battaglia in questi giorni per permetterci di nuovo di vincere alla città di Pescara. Ora la parola a Marco Alessandrini. Buonasera a tutti ragazzacci, grazie per essere qui. Grazie per essere qui domenica, un orario diciamo non proprio semplicissimo, per me è sempre un dono questo, e diciamo la miglior medicina contro così contro la campagna elettorale, che è una cosa interessante che consiglio a tutti. Cari amici pescaresi e non, perché oggi abbiamo anche qualche non pescarese fra di noi, e insieme siamo qui, intanto vedo arrivare Luciano D'Alfonso che saluto. Insieme, dicevo, siamo qui tanto per cambiare, siamo qui a parlare di città, della nostra città, della città che verrà, della città che deve rinascere, della città di cui in qualche modo vogliamo prenderci cura. E
credo che Pescara ne abbia un gran bisogno per superare un presente di decadenza che non ci può più appartenere e al quale siamo arrivati dopo 5 anni di un'amministrazione che in qualche modo da impalpabile all'inizio è finito per diventare persino dannosa negli ultimi tempi, con questa corsa ai fuochi d'artificio elettorali, con tutti questi cantieri aperti, con questa viabilità paralizzata, in una parola con quello che noi non vorremmo fare, cioè l'incapacità di programmare l'azione e l'intervento della pubblica amministrazione, perché normalmente quando finisce una consigliatura si dovrebbero esibire i risultati ottenuti, valorizzandoli naturalmente. Diventa difficile svolgere questo all'incontrario, in una frettolosa rincorsa. Sono felice di vedervi qui numerosi, dicevo, perché io sono consapevole di una cosa, cioè che la nostra comunità ha molti problemi, ma so anche che insieme abbiamo l'intelligenza, la capacità, la forza per risolverli. E questa sera in qualche modo non sono da solo a parlare di queste cose. E c'è un ospite la cui presenza è per me, e credo non solo per me, particolarmente gradita, quella di Giuliano Pisapia, a cui vorrei dare un nuovo applauso. La cui presenza qui è un segno di amicizia personale, di cui gli sono grato e fiero, che spero tuttavia di poter mettere presto a frutto anche nel ruolo di primo cittadino di Pescara, estendendo la nostra amicizia anche alle nostre città. Vedete, per me Milano significa tante cose. Quando penso a Milano c'è sempre quella canzone di Lucio Dalla, che appunto è così intitolata: Milano zucchero e catrame, Milano che quando piange passa e ci rimane male, eccetera. Però io penso che oltre a questo dato personale c'è l'opportunità che io intendo, diciamo, perseguire, di intraprendere reti e relazioni, perché penso che le pubbliche amministrazioni debbano avere le antenne ben dritte e ben attente a ciò che succede intorno a sé, ciò che accade nel mondo, per cercare di intercettare rapporti virtuosi che possano portare a forme di collaborazione o se non altro di ispirazione quanto a quelle che si dicono con un gergo anglosassone, le best practice, cioè le buone pratiche della pubblica amministrazione, perché chi oggi si candida a guidare una pubblica amministrazione sicuramente è sfondato quello dell'innovazione, quello cioè di utilizzare in qualche modo al meglio le risorse pubbliche sempre più stringenti. E penso a Pescara e penso a questa opportunità con Milano perché penso che Pescara, guardando a Milano, possa e debba ricominciare a crescerne, alimentando in qualche modo il suo spirito innovativo e creativo che gli appartiene, cogliendo anche l'occasione unica dell'Expo 2015, su cui Giuliano Pisapia sicuramente dirà qualcosa di più preciso. Perché questo è, come si dice, se parte Milano, se parte la Lombardia, parte anche l'Italia, e noi siamo convinti che questo potrà aiutarci. Potrà aiutarci per la sfida che ci aspetta, che è quella di cambiare il presente della città, come dicevo, di farla rinascere, di trasformarla in un bene comune. Un bene comune che sia un nuovo modello di sviluppo sostenibile e che abbia capacità di includere le persone. Io credo che sarà indispensabile recuperare una dimensione, la dimensione del noi, la dimensione dell'insieme, perché il nostro modo di amministrare sarà coraggioso. Pensate un po', perché la parola insieme non sarà una parola vuota, ma esprimerà il nostro nuovo, diverso modo di governare, per costruire con i cittadini e con le categorie, perché essere in qualche modo cittadini di Pescara non sia un mero dato per l'ufficio anagrafe, ma significhi partecipazione, condivisione di nuove politiche e in qualche modo la voglia tutti insieme di intervenire efficacemente sulle tante criticità con cui ci dobbiamo confrontare. Per fare questo, proprio perché l'ascolto è, come dire, categoria fondamentale, sarà indispensabile attivare nuove forme di partecipazione e di consultazione popolare.
Vedete, nella furia iconoclasta volta alla, come dire, cancellare i costi della politica, gli sprechi inutili che ci sono, si è proceduto per esempio nel senso dell'eliminazione dei quartieri, dove c'erano delle assemblee elettive in cui i cittadini sceglievano i propri rappresentanti, che curavano questi interessi così importanti, settoriali, ma significativi perché incidenti sulla vita delle persone della città. I quartieri sono stati aboliti, quando pure essere, diciamo, consigliere di quartiere non aveva oneri a carico della collettività. Quindi penso che questa non sia stata una mossa molto astuta, perché ritengo che ci sia bisogno in qualche modo di valorizzare questo tipo di strumenti, che sono tesi a volte, diceva, quella stella polare chiara che è la partecipazione. Nel frattempo mi prendo anche un bicchiere d'acqua, scusate. Devo dire, ho un debole per i leggini, perché qui devo fare di tutto, salute. Voglio rassicurare che acqua, non lei. Allora, che cosa vogliamo fare di questa città? Io credo che noi dovremmo essere bravi e trasformare questa nostra realtà in un esempio di trasformazione urbana che possa offrire a più cittadini possibile, non a pochi, una qualità della vita sempre e sempre più crescente. Non mancano le questioni, talune delle quali aventi quasi una rilevanza generazionale. Cosa voglio dire? Voglio dire che la questione della vecchia stazione, della cosiddetta area di risulta, è una questione che attraversa i pescaresi da molto tempo. E noi dovremmo ripartire da dove? Non ripartire da zero, perché non è possibile questa idea per cui ogni volta la pubblica amministrazione riparte da zero. Su quell'area ci sono degli indirizzi condivisi da tutte le forze politiche. In questi 5 anni di fatto non si è fatto nulla. Allora io credo che sia indispensabile ripartire da lì, con la consapevolezza naturalmente che il tempo non è un fattore indifferente, che da allora ad oggi sono cambiati anche dei vincoli insistenti su quell'area. Nessuno ci vuole, diciamo, fare una città nella città, però è bene sapere che quel vincolo che destinava dell'area l'80% di verde pubblico è scaduto nel 2011. Ma questo, diciamo, non cambia i termini della questione. Poi qui, diciamo, noi dobbiamo essere in grado di avere nuove funzionalità urbane sostanzialmente che elevino la qualità della vita dei cittadini, perché questo significa produrre ricchezza collettiva. Pescara, ricordo sempre, ho cercato di dirlo a Giuliano in queste ore, è una città che nasce sul commercio e la ferrovia. E del commercio non si può non tenere conto, perché 5.000 imprese insistono in città, che in media danno lavoro a 2 persone, quindi significa che 10.000 persone, un segmento significativo dei 117.000 abitanti di Pescara, vive di questo. E quindi è un mondo che soffre, che naturalmente sconta la tradizionale rivalità con i centri commerciali, e che in qualche modo dovrà essere supportato con politiche che valorizzino i centri commerciali naturali che esistono nelle città, magari sull'esempio di quelle buone pratiche cui accennavo prima. A Torino hanno fatto un ottimo lavoro, e dovremmo anche ipotizzare un rapporto che sia il più possibile equo fra, diciamo, il mondo delle imprese e del commercio e la fiscalità comunale, perché naturalmente, diciamo, le tasse sono un argomento estremamente così sensibile per l'opinione pubblica. Penso che si debba incentivare una tassazione che in qualche modo premia chi collabora. Cioè, io penso sempre che sia ragionevole ipotizzare delle tassazioni perché ad esempio raggiunge i livelli che la legge prescrive per la raccolta differenziata. Perciò è il momento in cui noi siamo molto distanti da tutto questo. E poi vorrei parlare di questo, che, diciamo, è una cosa che sento molto mia, la cura della città. Io quando vado in giro, adesso guardo con un occhio diverso sostanzialmente l'ambito urbano che mi circonda, e penso, e ne sono sempre più convinto, che
noi dovremmo, che la più grande opera pubblica di cui questa città ha bisogno sia la manutenzione della città ordinaria, per avere ogni giorno, cura del suo patrimonio. E perché guardate, il patrimonio pubblico comunale è veramente grande, ci sono 1.200.000 metri quadrati di verde, ci sono 30.000 alberi. Questo è un dato che sottolineo spesso perché in qualche modo è in controtendenza con quell'idea diffusa che si ha per cui Pescara è una città che non ha spazi verdi. In realtà Pescara, in base al numero degli abitanti e ad aree verdi per medesimi, diciamo, occupa posti significativamente alti nelle classifiche italiane. Ovvio che c'è bisogno di fare di più, di proseguire su quella linea inaugurata proprio dal centro-sinistra di D'Alfonziana memoria, con l'apertura di tanti parchi pubblici, con la necessità di occuparsene, perché una volta realizzato un patto, magari all'esito di un accordo di programma, deve essere molto chiaro in capo a chi ricade la sua manutenzione, perché ciò dovrà competere inevitabilmente al privato, trattandosi di un onere sempre più incidente sulla appunto, macchina pubblica. Patrimonio pubblico, dicevo, qualche altro dato e mi pare significativo: i 285 km di strade, 300 di marciapiedi, i 1470 immobili. Potremmo anche parlare dei 25.000 tombini, però tutto questo mi induce a pensare che gli interventi sul verde, sulle strade, sull'edilizia pubblica e popolare dovranno essere strategici, perché la manutenzione è ciò che vale a frenare il degrado, questo mostro che piano piano avanza nelle dimensioni cittadine e occupa spazi sempre crescenti. Credo che inevitabilmente una priorità dovrà essere data agli edifici scolastici, per come la vedo io, perché sono gli edifici pubblici dove trascorrono la maggior parte del tempo i nostri figli, in qualche modo, che sono il futuro della città. Dobbiamo renderle più sicure, dobbiamo porre particolare attenzione alla loro vulnerabilità sismica, essendo questo un problema di cui ahimè ci siamo dovuti occupare qualche anno fa in occasione del distruttivo terremoto dell'Aquila. E poi penso sempre che se tu ti candidi a fare il sindaco devi cercare di immaginare e di pensare come sarà questa comunità non fra un mese, quando finisce la campagna elettorale o comincia il nuovo mandato, ma come sarà fra 10 o 20 anni. E pensare a cosa sarà la città fra 10, 20, 30 anni mi induce a pensare che noi dovremo puntare a quella che gli esperti del settore definiscono l'urbanistica della rigenerazione del rammendo, dove suggerisce, no, il più grande architetto italiano nonché senatore a vita Renzo Piano. Cioè, noi dobbiamo pensare ad una nuova gestione degli spazi che sia volta al mantenimento dei metri cubi esistenti senza aggiungerne di ulteriori, privilegiando una scelta, la scelta quella del recupero e della riqualificazione dell'enorme patrimonio urbanistico esistente, sia esso pubblico sia esso privato. E in linea con una tendenza che è in continua ascesa su tutto il territorio nazionale, noi dovremmo, partendo dalle periferie, pensare di trasformare il territorio urbano creando orti urbani, cioè aree che si trovano dentro il centro abitato che siano da adibire alla coltivazione di frutta e verdura, ovvero se possibile di piante e fiori. Questo perché? Non solo perché magari mangi più genuino, ma perché questo da un lato fornisce una idea di arredo urbano che magari è diversa da tutte queste fontane di cui siamo stati sommersi in questi anni. E in un certo senso vale anche ad alimentare una socialità, quella socialità di cui abbiamo tanto bisogno, perché è una forma di aggregazione e di prevenzione sociale non trascurabile. Poi, come fai a non parlare di questo fatto, cioè che in Abruzzo 38.000 persone non riescono a mangiare, per mangiare hanno bisogno dell'aiuto del Banco Alimentare. A Pescara e provincia sono 15.000. Questi sono solo i dati ufficiali, perché poi naturalmente esiste il sommerso. Pescara è una città snodo, come viene definita, anche per le marginalità sociali che qui si convocano e si radunano proprio per la sua facile accessibilità. Quindi noi dovremmo pensare a migliorare il piano di zona dei servizi sociali, evidentemente,
dovrà essere rilanciato come strumento incidente di intervento, che sia dotato possibilmente di maggiori risorse finanziarie, delle maggiori risorse finanziarie possibili, per arrivare dove fin qui non è stato possibile arrivare, perché c'è il sostegno generoso del mondo dell'associazionismo, ma noi non possiamo lasciarlo solo, perché sennò che cosa ci stiamo a fare noi come pubblica amministrazione? E penso poi anche alla, diciamo, alla dimensione di questa città, che la sua dimensione culturale, cultura è una parolaccia, forse ogni tanto non si dovrebbe usare, però questo mi aiuta anche a capire, a interrogarmi, a dare una risposta sulla natura cittadina e sulla direzione appunto verso cui guardare in questo futuro. Perché penso che Pescara abbia, e questi luoghi peraltro non sono neanche casuali, abbia sedimentato una sua vocazione e la creatività. Festival Jazz, il premio Flaiano, le tante iniziative sull'arte contemporanea, da fuori uso a Funambolica. Insomma, tutto questo dà il senso di una città viva e votata alla contemporaneità. Esattamente in qualche modo l'opposto della città d'Annunziana che, come dire, giunge al tramonto malinconica. Giunge al tramonto malinconica come questa amministrazione, perché guardate, adesso a prescindere dalla grandezza culturale o meno di D'Annunzio, c'è un vizio molto italiano per cui tutto deve essere riguardato al passato, cominciare dalla cultura naturalmente, ma non solo. Invece io penso che Pescara debba volgere il suo sguardo più in là, debba pensare alla sua dimensione appunto di contemporaneità e, in una parola, guardare non indietro ma guardare avanti. Perché vedete, questo poi è anche divertente, questa storia delle glorie del passato celebrate oggi come icone che in qualche modo mettono d'accordo tutti, però in vita sono state molto più scomode e controverse, pensiamo solo ad D'Annunzio che è stato comunque un rivoluzionario per la sua epoca. E altro discorso. Tradizionalmente Pescara ha dei problemi relazionali con la presidenza della regione Abruzzo. Qui Luciano D'Alfonso ne sa qualcosa, che è, diciamo, è un esperto, ma sono sicuro che invece la filiera istituzionale, cioè il fatto che possa esserci una stessa targa politica, tanto al livello di governo comunale quanto a quello di governo regionale, sarà per noi una grande opportunità, visto che tante partite strategiche per la città di Pescara passano attraverso la fattiva collaborazione della regione, quindi a cominciare dal porto e dal fiume, noi potremo e dovremo immediatamente, sin da subito, lavorare insieme. Poi, diciamo, io vorrei concludere questo mio intervento parlando di una cosa che non c'entra forse molto, forse sì, per me sì, e prendo spunto della presenza di Pisapia per parlarvi dell'amitezza. Il silenzio è calato in sala. Vi parlo dell'amitezza perché all'indomani di quel successo straordinario conseguito da lui, perché a Milano era una vita che la sinistra perdeva, cioè la vittoria del 2011 è stata come Stalingrado, non so per dire, una cosa leggendaria. All'indomani di questa vittoria un scrittore importante, un sociologo importante come Ivo Diamanti pubblica un articolo su Repubblica in cui in qualche modo tesse l'elogio di Pisapia come simbolo dell'eroe mite. Allora, poi questa cosa mi era entrata in testa e faccio caso sui mass media e noto che la mitezza è in qualche modo divenuta una parola chiave nel nuovo lessico politico, una parola che viene in un certo senso invocata da più parti e si presenta in un certo senso come l'antidoto a questo veleno che si è instillato da tempo nella società, per come la vedo io, cioè una volgarità dominante e smaccata dell'ultimo ventennio, dove peraltro ci sono anche delle responsabilità politiche per come la vedo io. Cioè mi sembra che noi per molto tempo, per troppo tempo, siamo vissuti in un clima politico perlomeno dominato dall'arroganza e dalla prepotenza, in cui nessuno è più capace di ascoltare gli altri, nessuno è più disposto a moderare i toni, nessuno è più disposto a cercare di capire e riflettere anche le ragioni degli altri.
La mitezza in un certo senso è il contrario dell'arroganza, dell'opinione esagerata dei propri meriti e che giustifica anche la sopraffazione. Rifletto su questa virtù, che su cui insomma i pensatori si interrogano, e più ritengono che questa sia una virtù non politica. Eppure io penso che essa possiede in realtà una intrinseca e mai arresa politicità, perché esprime un implicito ma radicalissimo messaggio di critica nei confronti di questa forma di politica che è andata emergendo negli ultimi anni, cioè la volgare antropologia di questi homines novi che hanno il culto del capo carismatico, con atteggiamenti che sono nel corso del tempo divenuti sempre più dispotici e quasi proterri, se così posso dire. E rifletto anche sul fatto che le condizioni del conflitto sociale oggi sono fortissime, sono profonde ed estreme. Io penso che il conflitto sociale debba essere ricondotto entro linguaggi e metodi che non siano distruttivi, a cominciare, ripeto, dalle parole, che mi sembrano importanti, come dice lontano. Io personalmente intendo ripartire dall'antropologia del mite nella mia esperienza a cui mi accingo, con la consapevolezza che ciò mi potrà aiutare, se voi naturalmente mi darete una mano il 25 maggio, per governare in nome di voi tutti. Una politica in una parola, tutto questo discorso fatto, che abbia una visione comune inteso come l'orizzonte da seguire. Con una consapevolezza, diciamo, io sono 5 anni che faccio il consigliere comunale di opposizione, che peraltro è un luogo molto freddo, si sta male, ci sono degli spifferi tremendi. E quindi vedi la città, sai che le città sono sistemi complessi, cioè ci sono molte dimensioni che si incrociano, tu devi tener conto di un grande numero di variabili, devi cercare di fare sintesi, elaborando un modello di governo che in qualche modo sia definito negli obiettivi e nelle priorità, ma al tempo stesso sia duttile e sia in grado in qualche modo di adeguarsi ai bisogni delle varie situazioni. Io penso che il sindaco sia il mestiere più bello del mondo e penso che sia il mestiere più bello del mondo perché non riesco a immaginare un onore più alto di rappresentare una collettività di 117.000 persone. E penso che non ci sia onore più alto per chi come me ha una religiosità laica delle istituzioni. E io naturalmente mi candido per questo ho bisogno del vostro aiuto. Ricordatevi di me il 25 maggio, temo che ci potrebbe anche essere bisogno di un turno di ballottaggio, ma non lo diciamo in giro. In ogni caso noi continueremo a, diciamo, sollecitare l'opinione pubblica fino a che questa corsa non sarà finita. Vi ringrazio. Grazie a Marco Alessandrini. Approfitto del tuo elogio per Stefanitessa per aggiungere altre due caratteristiche che io vedo in questi due uomini, e cioè la sobrietà e la competenza, che sono altre due caratteristiche che un amministratore di una comunità grande o piccola che sia deve avere. Ora la parola a Giuliano Misapia. Grazie. Grazie, ciao a tutte e a tutti. Io mi sono preso il bicchiere, sia perché capita di dover bere e poter bere quando si parla, ma soprattutto perché voglio fare un auspicio che fra qualche settimana, anche di acqua, ci sia champagne, almeno questo. Ognuno. Gli abitanti di Pescara, della regione, si potrebbero chiedere, e forse molti se lo chiedono, ma cosa ci fa il sindaco di Milano qua a Pescara? E invece ci sono tanti motivi che valgono per Pescara, per Abruzzo, ma vi assicuro valgono anche per Milano e per la Lombardia. Il primo forse è già stato detto. Quanto sia importante per un sindaco avere come riferimento un presidente della regione che
che abbia gli stessi valori, che abbia gli stessi obiettivi e per cui si possa lavorare. E lo dice chi ha vissuto da sindaco 2 anni di Formigoni, mi basti questo. Il secondo, perché c'è una stima personale per i candidati, c'è una stima personale che mi fa dire che è fondamentale che ci sia finalmente un cambiamento di persone, di soggetti, di modalità di fare politica anche in questo territorio, per voi, per il territorio, per noi, per l'Italia. Io ci credo fermamente, perché se finora il Comune di Milano, che è riuscito ad avere collaborazioni importanti, reciproche, che ci arricchiscono, che ci permettono di fare cose che con i continui tagli agli enti locali purtroppo non riusciamo a fare, con altre riusciamo a fare proprio perché c'è una sintonia, abbiamo gli stessi valori, abbiamo gli stessi progetti e quindi mettiamo insieme le nostre forze, piccole e grandi, e questo che non è mancato in Pescara. E quindi questo è il primo auspicio che io faccio, che posso farlo con una persona di cui mi fido. Il secondo aspetto è perché dicevi prima, parlavi di sobrietà, perché è il segnale più forte del nuovo modo di far politica, la sobrietà, cioè dimostrare che noi, e io di questo sono sicuro quando parlo di Marco, quando parlo di Luciani, noi abbiamo un amore profondo e un odio profondo per due parole che si confondono. Io ad esempio non sopporto il potere come sostantivo, non lo sopporto, non mi piace il potere, non sono, non lo faccio, voi mi fate il sindaco e non ci mettete la faccia per avere il potere, ma per mettere a servizio. Ma ci piace moltissimo il livello potere, poter fare, poter migliorare, poter dare. E questo è... E questo lo dico rispondendo anche a Marco prima, è bellissimo fare il sindaco, ma vi assicuro che in questo periodo è difficilissimo. E allora, se una persona dà parte di se stesso, caro Marco, te lo dico, rinunciando spesso in futuro anche agli amici, non perché gli amici non ci saranno, ma perché ce ne saranno molti di più nella comunità che ci accompagna in questo percorso. Quando dovremo essere capaci di fare una scelta tra andare anche a trovare una persona a me cara e invece c'è un altro impegno, significa fare dei sacrifici. Però io credo che quando si fanno sacrifici per una comunità, perché si vuole migliorare una situazione di una politica che purtroppo ha dato, ha dimostrato in molti casi, non generalizziamo, il peggior modo di fare politica, significa questo, riuscire a restituire la fiducia nella buona politica, ed è possibile la buona politica, ve lo assicuro. Perché ad esempio è buona politica quello che abbiamo fatto con i biglietti della scala, la prima della scala, il Comune di Milano, che ha una, diciamo, ha il suo teatro per merito di un grande sindaco, il sindaco Greppi, che faceva questa cosa, la prima cosa che faceva, era avvocato anche lui, il primo sindaco di Milano dopo la Resistenza, faceva la riunione, allora poi andava in tribunale, adesso non avremo tempo, io non ho tempo per andare in tribunale, chiamava i suoi collaboratori e diceva: ma quali sono i problemi di oggi? E gli diceva i problemi, detto, e gli chiedeva i tempi, e questi rispondeva i tempi. Mi guardava, io ho conosciuto Greppi, chiaramente, non quando era sindaco, me raccontava lui questo, mi guardava e diceva: no, no, dovete fare prima, perché i cittadini, e soprattutto i più poveri, non possono aspettare. E questo è bellissimo, questo simbolo del sindaco. Ma sono qua perché Milano ha delle grandi sfide da affrontare. A Milano ci sarà il semestre europeo, ci sarà il vertice ASEAN, cioè il vertice tra capi di Stato europei e asiatici. E questo potrebbe, uno dice, interessare solo Milano.
Milano è già e diventerà tra poco una città metropolitana, si passerà da 1.300.000 abitanti a 3.200.000 abitanti e poi avremo, mi accenderò, la sfida dell'Expo 2015. Ma io non lo dico qua, l'ho detto recentemente anche a Milano e l'ho detto rivolto al nostro popolo, ma soprattutto agli italiani nella loro complessità. Milano, rispetto a queste sfide che riguardano il futuro non solo di Milano e della Lombardia, ma riguardano il futuro del paese, da sola non ce la fa. Noi siamo forti, ma Milano da sola non ce la fa. Dobbiamo ritrovare un modo di lavorare insieme, di mettere insieme le forze, di creare sinergia, di creare rete, di dare a ognuno la dimostrazione che ci sono delle cose che si possono fare, in modo che altri possano imparare a farle, avere delle idee, e le idee possono venire da Pescara o da Milano, perché le idee vengono da coloro che vogliono riflettere e hanno dei valori che guardano al bene collettivo, al bene comune e non al bene personale. Allora questo scambio, questa modalità di rapportarsi diventa fondamentale ed è fondamentale per il rilancio del paese. Lo dicevo ieri mattina, Milano, prima di prendere l'aereo per Pescara, al primo dibattito tra sindaci della futura città metropolitana, e ho detto, e lo voglio ribadire qui, la mia città, la città di cui ho l'onore e l'onere di essere sindaco, non è Milano Civica, non l'ho mai stata. Capisce che Milano può dare un ruolo, può avere un ruolo fondamentale, soprattutto può dare le proprie forze per l'uscita dalla crisi, per creare un'occupazione, per finalmente dare una risposta ai giovani che purtroppo, una volta dicevo, non hanno futuro. Quando un ragazzo mi ha fermato e mi ha detto: no Giuliano, noi non abbiamo né presente né futuro. E allora per dare queste risposte è chiaro che non basta una città, basta una rete invece, può bastare una rete di enti locali che siano capaci di mettere insieme le proprie forze e siano capaci anche di rapportarsi in modo non minoritario ma adeguato col governo, in modo da fare le scelte giuste. E dopo aver oggi, ieri sera, girato la vostra città e nei mesi scorsi mi è capitato di girare la vostra regione, io dico: avete una città bellissima, avete una regione bellissima. Ebbene, io credo che con un cambio di passo della politica, della modalità di far politica, una discontinuità rispetto al vecchio modo di governare, la vostra diventa una città splendida e la regione sarà anche. E ci sono tanti temi su cui ne parlavamo con Marco prima, su cui possiamo lavorare insieme. Tu hai tirato, hai detto questa bellissima cosa degli occhi. Allora dicevo prima che noi i biglietti della Scala non li diamo più agli amici degli amici piuttosto che l'IPA, li vendiamo e ogni anno ci arrivano 200-250.000 euro che diamo integralmente per associazioni che hanno finalità di carattere sociale. Quest'anno abbiamo dato la Casa della Carità, una parte ad altre associazioni, ad esempio un'associazione che aiuta chi non ha la parola ad avere la parola o almeno a riuscire a dialogare con i compagni di classe. E anche abbiamo fatto questa scelta per dare un segnale rispetto all'esterno. Abbiamo, voi sapete che Slow Food ha lanciato questa bellissima campagna 10.000 orti in Africa, per dare la possibilità a loro di sopravvivere senza bisogno di dover scappare dai loro paesi per la fame, per la situazione tremenda che c'è in quei paesi. E noi abbiamo investito una parte di quei soldi per adottare quelle orti in Africa. Ma poi ci è venuto in mente perché quell'esperienza degli orti di cui abbiamo parlato è a Milano diventata una realtà. In 2 mesi io sono stato recentemente in due scuole dove c'è il loro orto. E i ragazzi imparano finalmente innanzitutto a capire la differenza del prodotto, come può essere il prodotto a chilometro zero, addirittura quello fatto. Poi mi hanno mandato a casa con una cassetta di insalata, di tante cose, e
e mia moglie mi ha guardato e ha detto: ma su, e l'ambiente, cosa dici dell'ambiente? E io ho detto: guarda, abbiamo fatto le analisi, le fanno loro quotidianamente, anche sull'ambiente è sicuramente cibo pulito che si può mangiare, e insieme ci siamo fatto un risotto splendido. Anche questa è l'umanità di ragazzi e di ragazze, di anziani a cui abbiamo dato tanti luoghi che erano prima abbandonati, luoghi dove c'era verde, abbiamo messo a disposizione di persone che o sono in pensione o che vogliono mettere parte della loro disponibilità il sabato e domenica, o a scuole che fanno orti per dare prodotto pulito e prodotto puro e dare soprattutto l'esempio che si può cambiare anche dalle piccole cose. E ancora, dove possiamo collaborare? Mi veniva in mente ieri quando ero sull'aereo, ma il sistema aeroportuale, noi dobbiamo partire dalle città e dalle regioni, perché abbiamo visto, e non è una critica, è una difficoltà, che i piani nazionali aeroportuali purtroppo non hanno mai avuto successo. E allora io so che lo abbiamo, Comune di Milano è proprietario della SEAT, che è proprietaria di Malpensa, di Nate, ma è anche con proprietaria al 30% dell'aeroporto di Bergamo. E allora, se ci sono delle criticità, perché già non cominciamo a ragionare come si possa rafforzare il rapporto e la possibilità di voli che uniscono le nostre criticità per rendere più facile il dialogo e che le unità europee siano capaci di espandersi e di evitare che un aeroporto piccolo, o meglio, come succede, che può succedere per Bergamo, come in teoria può succedere per tanti aeroporti, che pure è utile, non possa essere valorizzato chiaramente in un piano generale che può partire dagli enti locali, dalle città e dalle regioni. E ancora, la cultura. Oggi ho fatto un bellissimo confronto in un bellissimo museo, vi invidio il mare, perché solo quando mi sveglio al mare mi cambia la giornata, quindi credo che possa essere così anche voi. Ma la cosa bella è questo museo, dove una volta ero stato quando era tribunale, e abbiamo avuto questo bellissimo incontro con alcune associazioni, soprattutto rappresentanti di teatro, ma non solo, di cultura. Ma in questo momento in cui gli sponsor ci sono, ma anche loro hanno problemi, in cui i comuni hanno dei problemi, noi come città abbiamo cercato di trovare una soluzione, ad esempio cercando di mettere insieme le forze, mettendo a disposizione là dove non abbiamo denari dei luoghi, ad esempio per questa associazione, per fare cultura, facendo ritornare quella cittadinanza attiva, quel protagonismo che è il punto base della partecipazione. La città è di tutti, la città non è del sindaco, della giunta, dei consiglieri, la città è di tutti, e la città la miglioriamo in quanto tutti siamo impegnati in questo. Questa è l'esperienza che veramente può dare il segnale forte di cambiamento. Allora ci viene in mente di cosa si può fare. Noi durante i 6 mesi di Expo, ma partendo già da questo settembre, abbiamo evidentemente, per attirare nuovo turismo, soprattutto straniero, predisposto delle mostre grandi e piccole. So ci sono delle difficoltà, cominciamo a parlare, perché ci sono delle spese, ma se queste spese poi possono essere chiaramente in maniera ridotta, far girare queste mostre, questi eventi, queste situazioni, significa risparmiare e dare molto di più, avere di più e dare di più spendendo di meno. In questa situazione è l'unica possibilità per andare avanti. Anche su questo possiamo continuare non solo a ragionarci, ma a farla diventare realtà, far diventare un sogno realtà. Hai accennato per Marco, e mi scuso con Luciano, chiaramente da sindaco parlo più delle cose su cui posso avere un ruolo di condivisione, che è la raccolta differenziata dei rifiuti. Io sono orgoglioso che dell'umido, quindi del tema più generale dell'ambiente, dell'energia e dell'efficienza energetica, che sono tutte collegate. A Milano abbiamo superato il 52%, se abbiamo a livello europeo siamo pari di Vienna, abbiamo superato Parigi e tante altre città. Ma non è un merito mio,
vengono delegazioni da tutto il mondo, dalla Cina, dalla Russia, più recentemente anche da alcune capitali europee, per capire come abbiamo fatto. Ebbene, questo l'ha fatto una partecipante del comune, che dà un contributo ad altre città, ma se c'è bisogno, voglio dire, non ci siamo, noi ci saremo. Veramente, lo farei molto più volentieri con un sindaco, un presidente di regione che ha gli stessi obiettivi, perché ci crede quanto possa modificare lo stile di vita e migliorare lo stile di vita, anche un'iniziativa del genere. Il turismo, dicevo prima, può diventare una città, una regione splendida, già bellissima, e però sento la crisi di Vampara, Milano, i negozi che chiudono, i locali che trovano una modalità di scontrarsi con i giovani che vogliono la movida a una certa ora, ma che però hanno problemi anche rispetto ai residenti che vogliono dormire. Allora, anche su questo, io credo che Expo sia una grande occasione che insieme non possiamo sprecare, un'occasione irripetibile. E qua non voglio nascondermi dietro solo i soldi, ma dando dati certi e dati sicuri, con una premessa. In questi giorni avete letto dappertutto dei grandi problemi che ci sono stati in Lombardia a livello di corruzione. Una cupola che ha cercato di, cioè in molti casi c'è riuscita, di insinuarsi all'interno di un'operazione illegale per far proprio appalti che non gli spettavano. Allora, voglio rassicurare, senza diminuire chiaramente la necessità di non abbassare la guardia, che su l'85% quel provvedimento riguarda cose che nulla hanno a che vedere con la città di Milano, ma riguardano la sanità, che è Sanità Lombarda, e ancora ricordo quel nome che ho accennato prima. Questo è opportuno saperlo. Chiaramente c'è stato anche un tentativo, in un caso in medio riuscito, di infiltrazione del Vespo. Ma sì, è vero, come è vero, e chiunque studia, ma chiunque anche solo legge i giornali, che da sempre si è detto che là dove c'è ricchezza, là dove ci sono appalti, là dove c'è possibilità di avere vantaggi, ci saranno i tentativi, ci sarebbero stati i tentativi di infiltrazione mafiosa, ci sarebbero stati i tentativi di accordi corruttivi. È impossibile in questo nostro paese, ma non solo in questo nostro paese, che questo avvenga. E allora, se al momento giusto, perché cos'è stato? Si è intervenuto anche su due problemi che riguardano l'Expo. Io dico che i controlli hanno funzionato, che gli anticorpi li abbiamo creati, perché io sarei molto preoccupato se con la certezza che la criminalità organizzata, la criminalità mafiosa o la cupola corruttiva cercava di insinuarsi e di arricchirsi su Expo ai danni dei cittadini, della comunità e della collettività, sarei preoccupato se non ci fossero i dati. Sarebbe preoccupato se non ci fossero le segnalazioni che fa ad esempio anche la nostra polizia locale. Sarebbe preoccupato se non fossimo riusciti, proprio a dimostrazione di quanto poco Milano è egocentrica, o Milano centrica, a fare un protocollo con le polizie locali di tutti i comuni, veramente più piccoli, ma non mi interessa, che hanno il loro territorio sul sito di Expo, per fare i controlli. E i controlli ci sono. Ci sono e sono tanti, sono controlli che arrivano improvvisamente, sono controlli che poi portano alle segnalazioni a chi di competenza, e questo ha portato poi a questo risultato. E non è la mia parola, è la parola di chi conosce le indagini, di chi ha fatto le indagini. Abbiamo eliminato una mela marcia, potete andare avanti, anzi abbiamo eliminato la mela marcia, perché l'altra invece è un direttore, un dirigente di infrastrutture lombarde. Abbiamo eliminato la mela marcia, adesso potete andare avanti più tranquilli. E noi sapevamo che c'era questa indagine, sapevamo che c'era qualche cosa che non andava, però chi poteva decidere qual era il momento giusto l'ha fatto al momento giusto e ci ha rassicurato. Expo deve andare avanti e può essere un grande successo. E vi do
sono dati che non sono dati miei, sono dati dell'Università Bocconi, sono dati della LUIS di Roma, quindi di soggetti autonomi dall'istituzione comunale e autonomi dalla società Expo, ma che fanno, che ci dicono apertamente che solo nel periodo di Expo ci saranno 200.000 posti di lavoro nuovi. Già adesso all'interno di Expo lavorano circa quasi 2.000 persone che non avevano un'occupazione. Ci saranno 200.000 posti nuovi di lavoro. Non possiamo sprecare, e non saranno solo su Milano. Perché non saranno solo su Milano? Perché l'indotto di Expo, diretto, non quello indiretto, è valutato in 25 miliardi di euro. In una situazione in cui i soldi investiti dagli enti pubblici sono già coperti dalle somme investite da privati o dai paesi stranieri. E di questi, e oltre a questo indotto di 25 miliardi, solo sul settore turistico è previsto un indotto di 10 miliardi che continuerà nel tempo con una nuova occupazione, nuova e buona occupazione di 86.000 posti di lavoro. Allora, su questi dati, com'è possibile che Milano, avendo fatto dei protocolli, dei pacchetti turistici in modo che chi arriva a Milano per vedere l'esposizione universale, anche arrivando da Parigi, perché non tutti gli aerei arrivano alla Malpensa o un altro luogo, o in una situazione in cui abbiamo la certezza che il nostro paese, e quindi oggi dico Pescara e l'Abruzzo, hanno da offrire come bellezze, come arte, come cultura, come capacità e passione anche e simpatia del nostro popolo, molto di più degli altri paesi, noi abbiamo questa necessità che chi arriva, i 20 milioni di visitatori di Expo che sono previsti, vediamo anche di più, ma io sono prudente, 20 milioni sia un giorno, come previsto, un giorno e mezzo a visitare il sito, scusate, 3 o 4 giorni anche a Milano, perché mi sembra di più che stiano a Milano, perché ci sarà un fuori Expo, Expo in città, che sarà un grande momento di dibattiti e soprattutto di cultura, di sociale, di capacità di parlare e di ragionare con soggetti che non vivono nel nostro paese su temi fondamentali per il futuro del pianeta, ma poi io voglio lavorare perché con le offerte turistiche che le bellezze che ha l'Italia, questi visitatori non tornino a Parigi, non tornino a Berlino, con tutto l'amore che possa avere per l'Europa. Io come sindaco di Milano, noi come persone che lavoriamo sul settore, vogliamo che queste persone vadano a visitare per chiamare cultura tutti i luoghi della cultura italiana, da Bologna a Firenze, a Roma, o là dove si ama l'agricoltura, i terreni, le montagne, arrivare alla Maiella, con la fortuna, credo, unico posto d'Italia, forse del mondo, da dove là dove c'è la neve si vede il mare. Uno vorrebbe fare un tuffo dentro il mare, però forse io non lo faccio, però questo dobbiamo costruire nelle prossime settimane. E quindi io posso dirvi che Milano c'è, Milano è qua, perché crede nei vostri candidati, che sicuramente moltissimo dipende da voi, il mio è solo un segnale forte di volontà di iniziare un dialogo che finora non c'è stato, ma per arrivare a delle soluzioni concrete e soprattutto a dei vantaggi reciproci per le nostre comunità, per il nostro popolo, per la nostra gente. E allora, due cose ancora voglio dire. Oggi per me è stata una giornata bellissima. È stata una giornata bellissima perché c'era il sole, perché ho visto tanto affetto, tante potenzialità di questa città. Io non posso dare giudizio, perché io non voglio neanche rispetto al passato, ma voi che avete e vivete qua, vivete in questa ragione, sapete quante potenzialità ancora in più ci sono. E quindi quando stamattina sono passato al tempo dei giovani, è stato molto bello, non per te,
non sia anche tanto bello prima, perché in un momento da una visita a una famiglia al tema passato della cultura, all'incontro avuto con le forze sociali che sono fondamentali, con cui si deve dialogare senza essere subiti, con le forze sociali portali, da Milano abbiamo fatto, tieni presente se può essere utile, un tavolo per cui ogni mese ci vediamo con tutte le forze sociali, ci scagniamo anche, ma alla fine si fa sempre un passo avanti nell'interesse collettivo. Ebbene, vedendo questi giovani molto allegri, vedendo questa sala, mi è venuta in mente una frase bellissima. Io amo moltissimo l'India, purtroppo è da 4 anni che non ci riesco a andare, ma la penultima volta che sono andato in India, una volta riuscivo, malgrado anche fare da professore d'avvocato da poco tempo, però riuscivo a fare le vacanze, adesso tu non ascoltavi le vacanze, non riesco a farle se non raramente. E un giorno sono andato a trovare in una comunità una santona, per capire un altro, sono stato lì un giorno. A un certo punto lei mi rivolge la parola e mi dice: ma cos'è la felicità? Devo dire che io credo di aver parlato 5 minuti, alla fine non sono riuscito in poche parole a dire cos'è la felicità. E lei ha detto, guardando gli occhi, e chiaramente si riferiva al suo luogo, è felicità per me essere al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste. Io oggi sono felice. Grazie, io mi scuso se devo allontanarmi, diciamo, invece purtroppo non posso perdere l'aereo perché domani e chiudiamo di più per rafforzare i rapporti. Però voglio dire una cosa, oggi con i giovani è sempre bello perché quando li vedi impegnati, li vedi entusiasti, veramente c'era l'entusiasmo e la volontà forte di cambiamento, di attenzione di cambiamento. Mi è venuto in mente un vecchio slogan che si era sul manifesto di una campagna elettorale di molti anni fa, che uno potrebbe dire in queste giornate importanti per convincere l'amico, l'amica, la fidanzata, la moglie, e diceva così, diceva: bacia con gli occhi chiusi ma vota con gli occhi aperti. Votiamo con gli occhi aperti. Per Marco Alessandrini, sindaco e per Luciano D'Alfonso, presidente della regione. Grazie a tutti.